sembra molto importante come argomento per spingere la questione dei crediti compensativi fiscali, perché lo studio di Bossone fa presupporre che ci siano immensi profitti nascosti all'interno dei bilanci delle banche che attualmente non stanno dando un gettito fiscale agli stati. Quindi questa è una cosa importante, secondo me dovremmo usare questi studi che ha pubblicato insieme al professor Costa, perché dimostrano che c'è una mancanza di attenzione su questo fatto. Allora, cioè, conclude, se tutti questi bilanci, sia delle banche commerciali sia della banca centrale, presentano delle perdite fasulle, cioè nascondono enormi profitti, è evidente che gli stati non possono godere di questo gettito fiscale. Ma c'è di più: questo sistema di occultamento dei profitti rappresenta un'oppressione fiscale da parte delle banche nei confronti del resto della comunità. Quindi non solo la Banca Centrale Europea, ma anche le banche commerciali stanno esercitando un'azione fiscale che sfugge allo Stato, e naturalmente stanno anche esercitando una funzione politica, perché nel momento in cui decidono di creare questa moneta per finanziare certe aziende piuttosto che altre, o per esempio ora nel caso della Banca Centrale Europea stanno chiedendo di non comprare più i bond di società che hanno che riguardano il carbone fossile per la questione del clima, no? Quindi vuol dire che anche la Banca Centrale, quando compra i titoli di un'azienda piuttosto che di un'altra, perché la Banca Centrale non compra solo i titoli di Stato, sta facendo una politica, perché inietta liquidità dove vuole lei. Allora queste iniezioni, di questa arbitrarietà dell'assegnamento della nuova moneta creata, oltre ad aver nascosto i profitti, che è un'azione fiscale, ma diventa azione politica nel momento che non soggiace a una direzione politica di chi la politica deve amministrare. Quindi abbiamo una banca sovrana, in sostanza, quello che voglio dire, abbiamo una BCE che esercita una sovranità senza avere i voti, senza avere un mandato, che esercita un'azione fiscale dicendo che l'azione fiscale la devono fare gli stati, ma lei la fa di nascosto, perché la Banca Centrale Europea non pubblica nemmeno il rendiconto finanziario. Cioè, mentre i rendiconti finanziari delle banche commerciali sono falsi per via delle false passività, la BCE addirittura non lo pubblica nemmeno, e i suoi bilanci vengono lo stesso certificati da quelle quattro corrotte società di revisione che ormai conoscono tutti, cioè KPMG, eccetera, eccetera. Allora, lo Stato potrebbe politicamente proporre questo certificato di compensazione fiscale come misura di emergenza, che potrebbe essere limitata al periodo in cui si appura esattamente quant'è il gettito fiscale di cui le banche si stanno appropriando, per poi dopo semmai smettere di fare questi certificati una volta che sui 1.000 miliardi che la Banca d'Italia ha detto che le banche italiane creano ogni anno, 1.000 miliardi, ma non ci pagano le tasse sopra, perché aumenterebbero i costi per i correntisti. Allora, questa misura d'emergenza potrebbe essere un decreto d'emergenza, vi do un suggerimento politico, nell'attesa che si facciano i calcoli, seguendo quello che ha detto Bossone e Costa, su quanti profitti si stanno rubando il sistema bancario. Questa è una mia proposta, per dare una forza politica.